Walter Alasia entra nelle Brigate Rosse a 19 anni, nel 75. È nato e cresciuto a Sesto San Giovanni, il sobborgo industriale operaio di Milano. I genitori sono operai e comunisti. Diplomato all'Istituto Tecnico Industriale, ha un lavoro precario alle poste. Quando comincia a fare politica è vicino al Partito Comunista, ma poi se ne allontana per passare a Lotta Continua. Lotta Continua, la formazione extraparlamentare capeggiata da Adriano Sofri, già leader di Potere Operaio a Pisa, contesta da sinistra il PC e i sindacati. Non ha più di 3.000 aderenti, giovani e giovanissimi, non teorizza l'insurrezione e in ciò dissente dal gruppo contiguo e concorrente di Potere Operaio. Considera strumento politico la violenza purché rivoluzionaria, di massa e di avanguardia. Lotta Continua accoglie tutte le ondate della protesta. Studenti, femministe, soldati di leva, sfrattati. Scende in piazza con cortei fortemente protetti da un agguerrito servizio d'ordine. Si divide presto su un contrasto di fondo fra la linea che radicalizza lo scontro, sostenuta da intransigenti frazioni operaiste, e quella del gruppo dirigente che tende a trasformare il movimento in partito e ne teorizza l'ingresso nell'area istituzionale con il rifiuto definitivo della lotta armata. Quando questa linea prevale, centinaia di militanti, disorientati e delusi, lasciano Lotta Continua. Con loro c'è Walter Alasia, che in quell'occasione compie la scelta decisiva della sua breve vita. Diventa infatti clandestino e terrorista. Altri faranno dopo di lui quella scelta, percorrendo la stessa strada, partendo cioè dall'antifascismo rosso o cattolico, entrando nei gruppi extraparlamentari e uscendone in crisi politica ed esistenziale per arrivare al partito armato. Walter Alasia è tra i terroristi che il 15 maggio del 75 irrompono armi in pugno nello studio milanese dell'avvocato Massimo De Carolis, esponente di destra della Democrazia Cristiana. Lo ammanettano e lo sottopongono a un cosiddetto processo proletario. Ora ti ammazzo, gli dice alla fine uno dei terroristi. Avvita il silenziatore alla canna della pistola e spara. Un colpo solo, al polpaccio sinistro. Il 15 dicembre, alle 5:30 del mattino, Walter Alasia spara sui poliziotti che sono venuti ad arrestarlo a casa. Uccide il vicequestore Vittorio Padovani e il maresciallo Sergio Bazzega. Salta da una finestra e nella fuga è colpito a morte. Ha 20 anni. Nel 1976, quando muore Walter Alasia, le BR sembrano sconfitte. I capi e la maggior parte dei militanti sono in carcere. I brigatisti regolari in libertà, si saprà in seguito, non sono più di 15.